Sa che non è molto professional, punto uno, c'è il polipo delle... Lo lasciamo lì. Sera, volevo fare innanzitutto... ho proprio i capelli down, come dice la nostra cara Sabrina Marchetti. Allora, ragazzi, stasera, cioè, vi vorrei fare una recensione, perché la provo con voi. Mi piace così. Mettiamola il turbante. Ho trovato una maschera viso che è arrivata, che ho trovato da Tigotà, ed è una nuova maschera, cioè... della marca Seven Heaven, settimo paradiso, settimo, ovvero la maschera con le bolle. Mi attirava troppo. È una maschera purificante che succhi. Allora, vediamo le indicazioni. Io ho già pulito il viso, quindi vabbè, ho fatto la dottrina. Allora, punto 1, lavate bene il viso. Si chiama Charcoal Detox Bubble Mask. 1, lavate bene il viso e asciugatelo. Punto 1, eseguito, fatto. Punto 2, prima di aprire la bustina, strofinatela per risvegliare le bolle e usatela subito. Poi, punto 3, applicatela stendendola bene sul viso, rilassatevi per 5-10 minuti e poi rimuovetela. Massaggiate eventuali bolle sul viso e poi sciacquate. Quindi 5-10 minuti, perfetto. Allora, adesso noi iniziamo a strofinare questa cosa per riattivare le bollicine, l'acqua gazzata nella mascheruzza, e poi la proviamo. Adesso vediamo un po' come si apre sta cosa. Allora, aspetta, vediamo un nubo. Come minimo sarà un epic fail. Ah! Apriamola. Ah, è piena di bolle. Raga, fa lo schiumogeno. Oddio, come faccio a applicarla sta cosa? Oddio. No, è inquietante. Oddio, è inquietante! Oh! Sembra un preservativo usato. Ma non dico cosa. Allora. Oddio, raga. È terrificante sta cosa, giuro. Oddio. Come faccio a metterla? È improponibile. Oh, Signore Santo Benedetto Gesù. No, non riesco. Ah, ok. Ci sono. Questa... Ok. Oddio, raga, ha un odore tremendo. Oh, Madonna Gesù. No, ma l'ho messa giusta? Non riesco a capire. Sì. Ah, mancava un pezzo. Ok. Allora, lo stendiamo bene. Oh, Signore benedetto Gesù Cristo. Allora, non posso neanche... Sembro Babbo Natale. Cattivo. Babbo Natale cattivo. Allora, non posso neanche... sciacquarmi. Oddio. Ma che? Si sta riempiendo di bolle. Oddio, raga. Oh, Signore. Oh, mamma benedetta Gesù. Allora, aspettatemi un attimo che... Oddio, raga, inquietante! Ma come sto diventando? Oh, Signore! Madonna, mi sa che mi si spaventano anche i bebini. Non abbiate paura del papi, che deficiente. Allora, vado nel letto, non ho ancora fatto, lo so, mi vergogno. E vediamo che succede. Raga, sapete cosa faccio? Aspettate. No, ma sono sceno. Allora, mi sono andato a prendere il mio contaminuti a forma di hamburger. Così puntiamo a contaminuti. Facciamo 8 minuti, dai, che ero già... Oh, mamma, che prurito, ragazzi. Non potete capire, sono pieno di schiuma, ma cazzo. Ecco, abbiamo puntato... Raga, abbiamo puntato qua il contaminuti. Lo sentite? Madonna, sono impetante. Sembra che ho un naso enorme.
La sensazione gradevole, nel senso che è come se sentissi friggere la faccia, no, nel senso sento tutto questo scoppiettare effervescente. No, raga, ma state vedendo cosa mi sta succedendo? Oh, signore benedetto Dio! Oddio! Oh, in tutto sono lasciato anche i piercing del naso, mi sono chiesto di toglierli, vabbè, che tanto rimane. No, raga, vi giuro, mi fa prurito, però, cazzo. C'era anche scritto di controllare prima se eventualmente dava problematiche, di provare a testarlo su un pezzettino di parte del braccio. Io chiudo un attimo gli occhi e vedo tra 5 minuti che sarò sommerso, affogato nella schiuma della maschera. Cioè, non ci riesco a credere a quanto cavolo si sta gonfiando sta cosa. È terribile. Sono osceno, faccio paura, non siedo le sopracciglia, sono inespressivo, sono mostruoso veramente. No, non è che, allora, non è che, secondo me non è il prodotto in sé. È un odore strano comunque, giuro. Sembra... No, ma voglio che torna tutto pieno di schiuma. Mi sta entrando negli occhi quasi, guardate. Cioè. Oddio. Oh madonna, benedetta Gesù Cristo santo. Scusatemi le parole, però. Ecco. Ci vediamo tra un attimo che succede. Amici, siamo quasi al termine di questo esperimento. È terrificante. Cioè, non so se potete vedere come è sconciato. Cioè, è pazzesco, cioè, guardate. Ah! Cioè, veramente, è una paura cosa, eh? Cioè, non sembro neanche normale, ragazzi. Cioè, già non sono normale, ma così faccio paura, sembro un mostro, un gargoyle. Cioè, capelli down anche. Oddio, ma ragazzi, ma sono orribile! Mostruoso, non c'ho neanche più la palpebra, oltre che non ho più le sopracciglia. È come se avessi un'unica barba fino alla fronte. Mamma, che brutto, raga. Terribile. Adesso tra poco andiamo a sciacquare. Tempo scaduto, andiamoci a sciacquare faccino. I denti, oh, già sono giallissimi con la maschera, così. Cioè, non sembro neanche normale, non lo sono, non sono normale. Allora, il problema è che un cavallino ha messo la bottiglia del per come cazzo si chiama, scusate, per sturare il lavandino, no? Allora devo andare a prendere lo specchiettino per farmi la cosa nel bidet del chest, nel bidet. Ho specchietto, un specchietto un po' arabesco. Allora, praticamente vi metto qua vicino. Ecco, così riesco. Allora, così riesco a vedermi dal bidet, perché sennò non so come fa. Allora, oddio, raga, vado, Horrible. Sembra un incanto. Allora,
veramente è diventata pazzesca sta cosa, si è gonfiata all'inverosimile. Adesso vediamo la pelle com'è alla fine di questo esperimento. Allora, è come se fosse molto molto, non so come dire, come se avessi messo su un sacco di balsamo in faccia che mi abbia ammorbidito di bestia. La faccia. Come faccio? Aspettatelo, no? Ah! Oh mio Dio! Oddio, dov'è? Oddio! Eccoli! Mi devo prendere un... ecco. Un quadrotto di cotone. L'acqua non troppo calda, tiepida, diciamo. Madonna ragazzi, quanta schiuma. Ma neanche una, se avessi messo una boccia di bagnoschiuma in una vasca da bagno non avrebbe fatto così tanto, perché veramente, cioè, non so se lo riuscite a vedere, pazzesco. Non riesco a rimuoverla tutta. Oh, mi devo prendere un altro coso. Allora, adesso vedremo insieme il risultato finale. Oddio, che cazzo. Scusate. Che bello vedere l'asciugamano del mio culetto quando mi faccio video. Allora ragazzi, il risultato finale è questo. Lasciamo perdere che in questi giorni sono particolarmente irritato per il fatto che devo mettere la mascherina al lavoro, cioè non solo io, tutti noi dobbiamo mettere la mascherina, di conseguenza mi sta creando non indifferenti sfoghi, probabilmente col fatto che la pelle non respira sono veramente segnato, sia sul mento che insomma in tutta la zona T, anche perché qua ho gli occhiali di protezione, quindi praticamente ho tutta la faccia bardata da occhiali protettivi, mascherina, quindi tutta la zona T è completamente devastata. Però devo dirvi la verità, mi sento la pelle molto 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 morbida, ho la faccia stanca e quello ci sta, però mi sento la pelle rilassata, devo dire che non è male. Di solito non trovo mai una maschera, cioè nel senso qualcosa che mi soddisfi, devo dire che la sento molto 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 morbida, è come se mi avesse proprio ammorbidito la pelle, che era anche più secchina. E quindi boh, direi che mi piace, magari la riproviamo tra un po' di tempo, non lo so, vediamo. Comunque devo dire che la mascherina ha passato l'esame, quindi il mio voto così a pelle, a sensation, è un bel 8, gli do un bel 8. E quindi niente, ci vediamo in un prossimo video maschera o in qualcos'altro, e per intanto vi do un bacione. Questo non è un vibratore, è stato attaccato il cuscino quello che scaldare per le cervicali, queste cose qua. Un bacione, ciao.